svolge no, una hanno considerazione raddoppiato i prezzi. Di ordine filosofico politico. L'euro non è soltanto una moneta, quindi non è solo economia l'Unione Europea, ma c'è già anche la politica incorporata. L'euro è un metodo di governo liberista, perché essenzialmente è una moneta privata e transnazionale. Privata implica che gli stati per utilizzarla debbano prenderla in prestito indebitandosi e quindi dovendo poi rispondere ai dettati delle banche. Quando la BCE manda la lettera nel 2011 al governo italiano imponendo riforme repressive di tipo liberista e antidemocratico contro le classi lavoratrici è l'esempio. In secondo luogo è una moneta transnazionale che supera i confini dello Stato nazionale, è la prima moneta desovranizzata che abbiamo in Italia perché risponde appunto a una banca centrale europea che non è più quella italiana. Punto primo. Seconda notazione. Prodi, che avete mostrato, lo ammise apertamente, fu l'Europa che ci impose le privatizzazioni. Quindi l'Europa, questo è il punto su cui volevo insistere, è antidemocratica nella misura in cui persegue un chiaro progetto liberista. Certo che ci restituisce, posso chiudere l'argomento, le rendo la parola subito, perché l'Unione Europea, certo che ci dà i soldi da impiegare, ma non ci lascia liberi di impiegare. Ad esempio non è possibile fare politiche sociali a beneficio delle classi più deboli. Si tratta di fare, anzi, il fiscal compact, di mantenere sempre i conti in ordine, cioè di fare liberismo allo stato puro. Allora, questo vedo è l'essenza della vedova.